Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, qui con voi Velox. Io sono qui ragazzi per portarvi un bel live tranquillo in cui voglio giocare con un'arma che non ho mai portato sul canale prima d'ora, perché non mi interessa fondamentalmente. Però oggi ho detto vabbè dai, faremoci una bella parete, ovvero i pompa, il MOG 12. Ogni tanto mi chiedete di farci dei video, io però non li ho mai fatti. E lo sto accessorando con canna strozzata, che ti permette praticamente di avere una dispersione dei colpi ridotta. Quindi i colpi vanno in uno spazio più ristretto e allo stesso tempo aumenti il danno. È più difficile colpire la gente, ma gli fai più danno chiaramente. Caricatore rapidi e caricatore rapido e canna lunga. Mettendo questi due accessori di caricatori rapidi, ti assicuri il fatto che l'arma ricarichi, oltre che più velocemente, tutti i colpi insieme. Cioè quando ricarica, te li ricarica tutti. Quindi è veramente una cosa straveloce, ragazzi. Ed è abbastanza divertente, anche perché il pompa è lentissimo a ricaricare. È una bella rottura di coglioni, quindi li trovo quasi fondamentali. Tralasciando tutto questo, comunque, raga, io già mi immagino la gente che mi rompe i coglioni dicendo: ah, porti questi video, rovini le lobby. Raga, cioè ogni tanto qualcuno me lo scrive: ma come pensate che facendo un video a caso in cui uso un'arma del gioco, io automaticamente rovini le lobby? Ma che cazzo sono Dio, voglio dire, che convinco la gente? A parte che non mi pare di aver consigliato mai niente di particolarmente cancerogeno, diciamo, nei video di Bio4. Su Bio3 magari posso ammettere le mie colpe, talvolta di aver consigliato delle classi buggate con il Gorgon, cose così che effettivamente potevano rompere i coglioni. Ma su sto gioco mi sto proprio tenendo pulito sotto quel punto di vista, volutamente. Quindi insomma, ragazzi, se consiglio un'arma non è che, cioè voglio dire, alla fine ci sta anche usare altre armi. Non è che bisogna giocare sempre con tre armi contate nel gioco. Ci sta anche che consigli qualcosa di diverso, no? O devo consigliare tutto ciò che usate solo voi? Quindi ICR è un'arma cagata, due armi cagate così che utilizzate tutti i giorni, no? Tralasciando poi il fatto che l'ICR è già un'arma di merda che rovina le lobby, quindi anche quella non andrebbe consigliata, però la usano tutti, quindi. Ma a prescindere da questo, ripeto. Oh mio Dio, raga! No, no, ero già 8-0, vaffanculo. Porco Giuda, raga, ci sono fatti una bella strage. Tra l'altro, ragazzi, ho quasi fatto oro quest'arma, sapete? L'ho fatta in un attimo, cioè fare i pompa oro è una cioè diamante è una cazzata, perché te ne vai in veterano dove fai le kill un colpo morto e via, e le fai in un attimo veramente. Quindi probabilmente uno di quei prossimi episodi del Rotus che recamo sarà uccidere a pompa diamante. Dai, però avevo fatto uno start così bello, perché me lo dovete rovinare con le vostre stordenti da bastardi? Minchia, dura un'ora quella merda. Va bene, 8-3. Vaffanculo. Devono far triggerare, eh. Perché siamo già uno in meno, tra l'altro? Il dardino qui. Andiamo qua su. Carichiamo. Sono tutti qua giù, raga. Guarda questo qua. Guarda questo qua. Muori. Meno male che ci sono io a fermare la loro furia con il mio fucile a pompa. Sennò questi veramente ci chiudevano in un attimo. Minchia. Comunque senza questo accessorio qua fa cagare il pompa, quindi è fondamentale. Cioè io non riesco a killare senza. La tripla, guarda, te puoi caricare in un attimo. Peccato. Ripeto, io non porto mai video che faceva pompa, ragazzi, perché non li uso. Però ogni tanto concedetemi un po' di svago, anche perché io sopporto le armi di merda che la gente mi usa contro ogni giorno. Ogni tanto me la sparo anch'io qualche parete, però quelle armi da figlio di puttana. Ma la torretta a cosa serve? Cioè, spiegatemi. Tre persone lì, non ne ammazzava mezza. Va bene. Compagni, dai, per favore, siamo uno in meno. Però possiamo respingerli questi stronzi. Ma semplicemente volerlo, credere in noi, credere in quello che facciamo, in quello che siamo. Ovvero dei mongoli. No, sto scherzando. Muori. Minaccia distrutta. Ovviamente con quest'arma bisogna mirare sempre, raga, eh. Però non fate mezza kill, ve lo dico. Muori. Che uno è lì, l'ho visto. Che vuole chiuderci questo stronzo. Questo stronzo ci vuole chiudere. Muori. Saliamo qua. Aiuto, alleato. Alleato, ti prego, spara un colpo da quell'arma. Ah, 23-6, raga. Dai. Non so nemmeno io come sto facendo a fare sto score, perché solitamente con i pompa non facevo mai. Cioè, quando l'ho livellato, diciamo, prima, non ho mai fatto parete di questo tipo. Certo, non è che è proprio negativo, però non è proprio un'arma con cui facevo le stragi. La parete mi... Che kill gli ho fatto? L'ho shotato da un chilometro. Mamma, raga, sono abbastanza un bang out sta partita. Impulso attivato. Ma dov'è? Che sfiga, ho sprecato l'impulso. Speriamo che i miei compagni lo sfruttino a dovere. Vorrei provare a prendere B, ma la vedo molto dura come roba. Infatti, anche perché c'è quello lì costantemente piazzato in quello stanzino a bloccarci. È dura. Se il gioco non ci fa entrare uno in squadra, non penso riusciremo mai a cambiare questa partita, ma è comprensibile, cioè, uno in meno. No. Questi hanno ancora capito che non mi devono challengeare perché c'ho in mano un cannone. Fammi andare qui su. L'ho smirato.
Vaffanculo. Il problema di quest'arma è che bisogna mirare e colpire. Nel senso, non hai altre chance. Cioè, è forte nel momento in cui colpisci. Però hai quel colpo che devi mandare a segno. Se non lo mandi a segno, sono cazzi. Lo sono piremo mai. Ma dai, ero dietro il muro, ragazzi. Cioè, dobbiamo prendere la minchia da sti qua perché il gioco non ci dà un compagno. Tu, che cazzo vuoi fare? Tu muori pure. Ok. Hanno ripreso, ah, vabbè. Raga, non male come kill, li stiamo massacrando. Però per punteggio mi rode un po' perdere, vi dico la verità. Mi rode un po'. Tra l'altro siamo quasi prestigio 3, raga. O prestigio 4. Prestigio 4? Questo è il prestigio 3, raga. Minchia, ho perso il conto dei prestigi ormai. Cioè, ci è voluto molto per perdere il conto. E 3 prestigi già non mi ricordo più a che prestigio sono. Vabbè, io prego Dio che mi faccia entrare un compagno. Perché se ci fa entrare uno cambia tutto, ve lo assicuro. Cioè, se entra un compagno li chiudiamo noi a sti qua. Perché una persona in più in partita in una fase di questo tipo è rivoluzionaria. Io mi lancio subito ora a provare a respingerli. Perché questi si lanciano, no? Come dei matti. Che guarda, guarda, guarda. No, guarda! Sono in 8 che mirano, ma che cazzo? Abbiamo queste munizioni del nostro amico. Ok. Hit marker? What? Ah, mi ha dato un colpo in testa e mi ha shottato. Va bene, va bene, va bene. Comunque i miei compagni non si impegnano. Cioè, tipo questo tipo qua, no? Perché non si muove? E ovvio che poi ci chiudono, se già siamo uno in meno in più. Quelli che sono in partita stanno vermi. Ah, la base di COD, ragazzi, è che per non farsi chiudere nello spawn devi essere tu a chiudere gli altri. Nel senso, cioè devi essere tu a spingere nella mappa, a mettere pressione. È la base proprio. Se non metti pressione e ti fai chiudere, perderai sempre la minchia, è normale. Mi lancio sullo spawn. Tipo ora io, nel mio piccolo, voglio provare a bloccare quelli che spawnano. Perché magari li disturbo e si concentrano su di me. Però allo stesso tempo, se i compagni poi non si impegnano per uscire, è tosta. Che stai facendo, zio, con quel lanciagranate? Muori? Ti piano C pure. Devo piare C io da solo. Ma no, non è possibile. Non abbiamo manco una bandiera, raga. Vado a piare la bandiera con questo tipo. No, l'ho smirato. Per Dio. Ha ucciso anche l'alleato. Ma come? Cazzo è possibile sta roba? Mo' arrivano, guarda. Ora come si lanciano, ma dai, 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 dai. Ok. Vabbè. Cosa dovrei fare? C'è uno col Tempest che mi sta mirando lì. Muori. No, cazzo. Ci stanno veramente sfondando. Siamo ancora uno in meno però, raga. Sto provando in tutti i modi, ma è dura. Cazzo, quanto ci è voluto per ricaricare sta me. Ma che cazzo sta succedendo? Cioè, quanto ci è voluto a ricaricare? Bravi, pigliate B. La rivolta, raga. La ribellione. Non ti permettere mai più. Ok. Tu dove cazzo pensi di andare? Spiegami. Cosa? Perché non ho mirato. Se non miro, veramente, non faccio una kill. Che lo so che volete venire a prendere da tutti i lati, ok? Potevamo prendere la B. Era una bella, un bel sogno. Però ci vuole un po' di gioco di squadra. Se no è impossibile. Ma come cazzo spara sto qua? Minchia. Andiamo a piare B. Ci provo di nuovo. Gli alleati vengono. Possiamo farcela, ragazzi. Ve lo giuro, ce la facciamo. Dai, bravi. Da dietro. Fugo, no, non la posso prendere. Glielo do un pochettino, diciamo, per esplodire. Ho fatto un po' di... Dove cazzo è? Ma vaffanculo. Ah, che stress. Perché no? Oh, ora me lo fa entrare. Ora ha fatto entrare il compagno. A fine partita, bello. È bellissimo. A fine partita, ragazzi. Dopo che ci hanno sfondato. Peccato, peccato. Abbiamo fatto una marea di kill comunque. Considerate che abbiamo giocato in meno tutta la partita. Dobbiamo pigliare B, ma abbiamo perso. È anche inutile che la piglio. Cioè, che cazzo la prenda fatta? Abbiamo perso. Oh. È stragi. Muori. Vaffanculo, va. Vaffanculo. Guarda questo qua. Nemmeno mi challenge. Raga, ci abbiamo provato. È andata male. È andata male. Però è stata una bella partita comunque. 51-21. Abbiamo fatto più kill di tutti gli altri. Spero avete apprezzato. Vi da lasciare un bel like, raga. E ci becchiamo stasera alle 19 come al solito con un nuovo video. Bella, raga. Ciao.